Benvenuti a questo nuovo gamecastato di Age of Empires 4. Oggi abbiamo a sud in verde con l'eredità di Sushi Myriad, a nord in giallo con l'ordine del drago Hua Ao Lang. Hyo, non lo so, è un Hawaii 4 World, mi dice che è un vietnamita e ha appena corso come un pazzo un suo abitante per uccidere una pecora fuggitiva. La mappa, l'ho già detto che è gola, ma sì, dai che l'ho detto. E detesto particolarmente quando spona con questo bioma la roba giapponese, perché ecco, ci sono questo tratto che c'è un sacco di dettagli, di presunti fiori rosa e mi dà noia, soprattutto se qualcuno usa il rosa come può capitare. Ma vabbè. Interessante notare che entrambe le civ partono con 5 abitanti, però almeno i sushi hanno l'ufficiale imperiale, mentre Hua Hao Lang, d'ora in poi lo chiamerò il vietnamita o il giallo perché mi rifiuto, oppure potrei chiamarlo VAL, Val, va bene, Val mi piace. È già pronto a mettere una cappella di Aken, direi maestosa qui, che coprirà oro quel poco di pecore che riuscirà a trovare e soprattutto, molto più importante, la legna. E perché vi ho detto nella copertina godetevelo finché dura? Beh, perché con i recenti buff, in realtà l'Ordine del Drago ha raggiunto una win rate molto buona anche a livelli più alti. Solitamente era una civ che aveva una win rate molto positiva, soprattutto a oro, a silver e giù di lì. Con l'ultimo buff ha raggiunto una win rate più che positiva, attorno al 52-53%, anche a platino, a diamante, addirittura conquistatore, però conquistatore normale, diciamo, il conquistatore dei poveri, conquistatore 1, come possiamo essere io o chissà chi, mentre invece rimane una win rate molto bassa a livelli di conquistatore tra virgolette 4, ovvero magari proprio la top 0,1% dei giocatori di AoE. E nella prossima patch praticamente verranno nerfati perché hanno subito lo stesso trattamento sacrosanto riservato al Sacro Romano Impero, per cui rischia davvero di essere di brevissima durata questo momento bello per l'Ordine del Drago. Intanto però Val, scusate, ha trovato altre 7 pecore che a mio avviso non avrebbe dovuto trovare perché forse Myriad è un po' indietro con lo scouting pattern e queste 7 pecore penso che facciano tutta la differenza. Tra l'altro, scusa un attimo, c'erano due pecore proprio in questo buchino qui, l'unico che non ha scoutato. E cioè, se riesce a trovarle, a portarle a casa, ne aveva portate a casa 5-6 prima. Più 7, più 2 ci sta andando adesso, quindi le dovrebbe trovare. E con questo quantitativo di pecore penso proprio che l'Ordine del Drago possa essere molto molto pericoloso, un po' come appunto lo sarebbe anche il Sacro Romano Impero. Ne ha portata a casa una, l'altra è riuscita a prenderla Myriad, che ha messo un giardino della meditazione piuttosto buono, perché becca abbastanza alberi, un coso di bacche, la pietra, e l'idea è quella di andare alla dinastia Song con la torre del Jiangnan. Quindi il bonus che dà in sé questo landmark non è spettacolare, però sicuramente andare a Song è una buona cosa. Primo cavaliere dorato leggero che attraversa la mappa, c'ha ben 250 HP e comunque questo è il momento, diciamo, in cui il boost è più significativo, quando veramente si sente dirompente il più 43% di eco che ha
l'ordine, più 28 più 15, ovviamente non è efficace come il Sacro Romano Impero, che non perde il numero di abitanti ed ha comunque un 40% attorno all'Aken grazie al prelato iniziale. Myriad, che decide comunque di raccogliere pietra, quindi sarà un secondo TC abbastanza veloce, avrebbe potuto forse difendersi, aspettare la raccolta passiva della pietra, ma decide di no. Mentre intanto questo scout io penso che ci lascerà, perché non sta ancora tornando indietro. Il cavalleggero è più veloce dello scout e questo può essere un po' una bega, perché poi dopo dovrà giocare in blind Myriad. Al momento ha qualche picca, però poi dopo a questo punto, perdendo lo scout, non sarà in grado di vedere se il giocatore vietnamita passerà a castelli, oppure se magari insisterà a feudale con degli arcieri o con dei men at arms. Oltretutto, ha soltanto un ufficiale imperiale, quindi l'ufficiale imperiale continuava a essere sul cibo e non ha supervisionato la miniera di pietra, quindi leggera imprecisione qui magari del giocatore di sushi. Mentre intanto sta facendo anche tutti gli upgrade Val e ha aggiunto l'arceria, quindi non sarà Castle ma sarà una pressione feudale. Non l'ha vista Myriad, ma comunque ha scommesso su una scuderia e ha scommesso bene, perché adesso arriveranno degli arcieri dorati, quindi serviranno picche e cavalleggeri per affrontarli. Secondo TC che è andato su, quindi adesso Myriad potrà aggiungere gli ufficiali imperiali senza, diciamo, perdere troppi abitanti. E però ecco, c'è solo un arciere dorato, quindi in realtà ha switchato di nuovo idea Val, probabilmente perché ha visto comunque la scuderia che con la supervisione ora potrà pompare cavalleggeri molto rapidamente, o meglio potrebbe se ci fosse un po' più cibo. Diciamo che questo è un momento in cui si fa certamente sentire la necessità di cibo, perché deve produrre ufficiali imperiali, deve produrre abitanti, e a questo punto sta ulteriormente committando con arcerie, penso per affrontare un push feudale, perché ha visto questo arciere, ma invece Val ha switchato di nuovo tutto, come abbiamo detto, e sta salendo, ma non con la Regnitz, col Burgrave. Myriad è riuscito a riprodurre un esploratore grazie alla scuderia, ma viene spinto via da questi cavalleggeri, per cui non vedrà questo landmark se non quando riceve la notifica. Potrebbe immaginare, dal fatto che questi arcieri stanno tornando indietro in base, che qualcosa bolle in pentola, ma sarà comunque troppo tardi e non è detto che questa produzione di Zugenu, picche e cavalleggeri sia sufficiente a fare qualcosa, soprattutto perché con questo Burgrave ora arriveranno la fanteria di terza, notevolmente scontata, perché questo Burgrave produce unità con anche uno sconto del 35%, e a questo punto la fanteria del Ordine del Drago, mentre intanto si riesce a infilare Val dove stava cercando di murarsi Myriad, per cui First Blood non dovrebbe perdere anche nulla. C'è qualche tentativo e non ha visto il Burgrave, perché sta cercando di murare le relic, quindi Myriad ha ricevuto la notifica che si tratta di un passaggio a Castle, ma non quello che sta per essere pushato in una maniera violentissima, e invece si aspetta una raccolta di relic, per cui unità sulle reliquie, tentativo di murarne altre,
tentativo di murarsi in base, per cui si prepara per un long game, ma potrebbe non esserci, anzi, probabilmente non ci sarà un long game. Ecco, l'unica cosa positiva al momento per Myriad è che il numero di Zugenu sta salendo, c'è il più uno con freccia d'assedio in coda, sarà molto veloce perché è supervisionato il funzionario. Mentre dall'altra parte non vedo ancora una scuderia per, scusate, un fabbro per Val, che però intanto con gli arcieri è riuscito a prendere un paio di abitanti, non che sia un grosso problema col secondo TC, e ora vede l'unità di fanteria dorata scelta, che ha tanti HP 290, però in questo momento non ha la difesa dalle frecce, quindi comunque gli Zugenu con 5, beh sì, in realtà poi la difesa dalle frecce non gli serve una sega, perché gli Zugenu fanno comunque 1 di danno per 3, e anche col più 1 alle frecce non farebbero più di così, uno meno di un danno non si può fare, comunque la mette ugualmente in coda, però effettivamente non servirebbe neanche. Potrebbe servire perché Myriad cercherà di passare a Castle, però a quel punto sarà costretto, penso, a fare balestre, non a insistere sugli Zugenu. E c'è anche questo Cavaliere Dorato che non fa un granché, però è un mega tancone con 5, 4 di armatura e 400 HP. Anche perché le picche ci hanno lasciate tutte e ora, beh, arcieri, cavalieri. E si preparano ad Aivare, un ufficiale imperiale ci lascia, e per Sushi non è, diciamo, così scontato rimpiazzarlo, perché non c'è un edificio come per i cinesi standard. E ora niente, abitanti fermi. Probabilmente qui c'è stato un command che è stato cancellato, tipo la campana, perché sono rimasti lì fermi a farsi macellare senza droppare le risorse. 12 abitanti persi, e potrebbero diventare 13 se questo cavallo viene micrato, anzi diventeranno 13. Ufficiale imperiale che in tutto questo sta supervisionando una falegnameria che non c'è. Cavallo che finalmente va giù, e però queste unità di fanteria sono implacabili, non c'è nulla che le counteri. Poi meno male che comunque gli Zugenu meno di 3 danni non li possono fare. Però ecco, solitamente affrontare l'Ordine del Drago è un problema, perché magari loro hanno 13 unità, tu ne hai 20 o 25, però perdi uguale perché valgono doppio. Anche in questo caso abbiamo un Ordine del Drago che ha 25 unità militari, contate già, diciamo, il doppio in questo caso, con 10-11 unità, e dall'altra parte ci sono 13 unità, quindi praticamente abbiamo gli stessi numeri, ma queste valgono doppio. E comunque Myriad ha perso un botto di abitanti, 18, e ora è quasi sotto anche di abitanti, considerando che questi valgono il 25% in più, è un problema. Unica cosa buona è che si sta dirigendo proprio all'unica relic che è stata murata, però penso che non ci metterà niente a switchare alle altre, anzi sta addirittura andando con grande spavalderia a raccogliere quella più lontana, tanto ormai gli sta passeggiando in base Myriad, che oltretutto è stato colpito mentre stava provando ad andare a sua volta a Castle. E a questo punto è stato costretto anche a rifare Zugenu. C'è una pecora traditrice che sta scoutando precisamente che tipo di esercito ha Myriad. Guardatela qui come fa finta di niente. Ah, è stata sgamata. È stata sgamata ed è stata messa con le spalle al muro, e c'è stata quindi un'esecuzione di una pecora che ha cambiato bandiera, come si suol dire. E ha pagato il fio, ne ha pagato il fio, però ha raccolto tante informazioni golose per la sua nuova squadra.
informazioni golose che invece non ha accesso Myriad, che non ha più scout da penso 10 minuti, e ora è andato avanti con gli Zuzenu e verrà preso in un panino di proporzioni epiche. Mentre intanto i prelati stanno andando in giro a raccogliere, a pulire anche le reliquie, giusto per dare gli ultimi fiocchetti a questa partita. Per l'onore, comunque, Myriad riesce a dire: ho fatto, non me ne vado fin tanto che non faccio una kill. Una kill l'ha fatta. Sta sfruttando. Beh, penso che abbia sacrificato questi Zuzenu. E beh, allora sì, questo è stato un colpo maestro in realtà, perché li ha, diciamo, sacrificati per farli inseguire dalle truppe gialle. Sono estremamente lente, quantomeno le unità dell'Ordine del Drago, perché non hanno il bonus alla velocità che avrebbero il Sacro Male Impero normale, e ne ha approfittato per passare a Castelli. Tanto queste unità sarebbero state abbastanza inutili, anche upgradate in terza, servono balestre. Anche le guardie di palazzo non sono un'idea malvagia per tankare un po', perché il suo avversario sta facendo comunque ancora arcieri. E quindi, insomma, guardia di palazzo e balestre è una buona comp. Rimane sempre il piccolissimo problema che valla 3 volte l'esercito di Myriad. In termini di abitanti, ovviamente il cinese recupera rapidamente, però pensate, se avesse avuto quei 20 abitanti in più, ora staremmo parlando di un quantitativo che andava a doppiare quello di Val, pur ovviamente sempre tenendo conto del fatto che i suoi abitanti valgono di più. Quindi in questo momento qui siamo in parità in termini di economia, e lo possiamo anche vedere proprio dalle risorse al minuto, che peraltro poi dopo cresceranno, perché sono state pulite tutte e 5 le relic, anche questa che era bloccata dalle palizzate è stata messa al sicuro. 3 Sacred Site, a questo punto direi che con un anello di farm che inizia a palesarsi attorno all'Aken, anche l'economia dell'Ordine del Drago vola. Myriad non si arrende, ci crede ancora, crede nel fatto che comunque l'Ordine del Drago a questi livelli abbia un 40% di win rate, per cui che sia affrontabile in late game, anche se potrebbero fare il Palazzo di Swabia. Però no, Val pusha. E adesso allora le balestre dovranno fare un extra profitto, però niente, gli arcieri dell'Ordine del Drago qui stanno veramente spaccando i culi, puliscono facilmente le guardie di palazzo. Ovviamente delle balestre non ne parliamo neanche, hanno 80 HP, questi fanno 9 di danno e hanno una velocità d'attacco tipo mitraglia, per cui Myriad ci lascia e l'Ordine del Drago porta a casa una delle sue ultime vittorie semplici. Vedremo nella prossima patch se sopravviverà ai nerf che riceve non per sua colpa, ma per scontare i peccati del suo fratello maggiore. Io spero che questo game vi sia piaciuto, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video.